Attendiamo, eccoci qua. Buon pomeriggio, ben interconnessi. C'è un attimo di pausa perché le connessioni sui motori di ricerca non sono di eguale velocità. Di nuovo un appuntamento con questa è la Roma che prende una doppia veste, nel senso che su RDA Radio 1 di Roberto De Angelis è la Roma è questa, e poi sentiremo le spiegazioni chiaramente. E su Stapp Radio è questa è la Roma classica tradizionale, anche qui sentiremo le spiegazioni. Per il momento vi dico che siamo appena tornati, fuori ci sono 22 gradi, un vento denso di polvere che ti si incolla nel vero senso della parola e secondo noi questo è negativo per la nostra salute e il nostro apparato respiratorio. Oh, qualcuno è mago, saluto Bruno Bellucci dell'Occhio del Gufo, della Lega Pro Girone C, ha delle trasmissioni speciali perché mi ha detto: io sono convinto che il tuo primo ospite è lui, è il signor Massimo Penso. Allora Bruno Bellucci in anticipo, non sapendo, già manda i saluti, oppure immagina molto molto bene. Allora, mi dite quale console devo vedere, perché sinceramente sono un po', diciamo, frastornato. Ho quattro console su quattro monitor e io sono vecchietto, mi raccomando. Allora, buon pomeriggio a Massimo Penso. Ciao Massimo. Ciao Roberto, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori e un saluto a Bruno. Beh, Bruno Bellucci, immancabile come al solito. Allora, puntata più idonea non poteva esserci. Qualcuno mi dirà perché? E beh, come perché? Perché praticamente noi dovevamo fare 9 punti, ovvero sia 3 in Coppa Italia, non lo so, 3 da un'altra parte e 3 ieri sera a Lione, perché che se ne dica, Lione non è stato stratosferico. Mi è piaciuto molto stamattina un commento de El País.com e del El Mundo Deportivo, quindi dalla Spagna. Un giornalista che sinceramente non ho conosciuto prima, e me ne scuso perché probabilmente sono io il profano, ha detto: signori, non guardate gli altri commenti. La partita è stata bella, però il Lione ha vinto perché giocava in verticale e quelli della Roma in verticale non ci andavano. Questa è la differenza fra le due squadre. Sentiamo che ne pensa e le considerazioni di Massimo Penso proprio sul Lione-Roma e che cosa si è inceppato nella Roma a sto punto. Sai, i duendisti fanno una prova e ormai è la terza partita che la Roma buca, perché prima il derby, poi con il Napoli e poi con il Lione, dopo aver fatto un discreto primo tempo, anche meglio del Lione, vantaggio più che meritato, poi improvvisamente si spenge la luce e parte il blackout. Ora bisognerebbe andare ad analizzare i motivi, ma questi sicuramente ci sono persone preposte, più esperte che conoscono meglio questi problemi, che sono all'interno e vivono la squadra tutti i giorni. Io posso dire che ormai sono 3 o 4 partite che la Roma improvvisamente dopo Milano si è spenta. Da che cosa dipende? Non lo so, non ho idea. Una domanda me la faccio però. Se questi, perché Spalletti, con tutto il rispetto per Spalletti, che io stimo, apprezzo e ritengo dopo Lidl il più grande allenatore che sia mai stato sulla panchina della Roma, però mi deve spiegare lui, o almeno lo deve spiegare ai tifosi della Roma, perché lui gioca sempre con gli stessi 11, perché ha relegato al ruolo di panchinari Perotti e De Sciarawy, e anzi li umilia a 7 minuti dalla fine, di entrare uno in campo a 7 minuti e l'altro quasi allo scadere. Cioè, vorrei sapere, ha avuto problemi con questi ragazzi? Ma ci Improvvisamente sono fosse diventati due giocatori scarsi? Massimo, ci fosse stato qualche attrito invece? Ma non lo so, ripeto, quindi ho fatto una premessa, ho detto che non possiamo sapere noi quello che c'è e questi problemi li devono risolvere in famiglia, però ci sono troppe cose che cominciano a non piacermi, comincia a non piacermi questa vena polemica continua, pur se provocato, di Spalletti nei confronti dei giornalisti sul suo contratto, se rinnoverò Totti, rinnovo, se non rinnovo. Cioè, ci dicesse chiaro e tondo se ha voglia di rimanere a Roma, ci dicesse chiaro e tondo se ha intenzione di fare allenatore da Roma, e per tempo noi ce ne faremo una ragione se lui vuole andare via, perché non è né il primo e l'ultimo allenatore della panchina della Roma. Roma rimane, gli allenatori e i giocatori passano, vanno via. Certo.
Quindi io, con tutto il rispetto e l'affetto per Spalletti, però ci sono delle cose che non mi piacciono, non mi piacciono e non mi quadrano. Questo è un punto che lui dovrebbe chiarire, la sua situazione, forse l'avrà chiarita tra le mura domestiche, diciamo, e allora la facesse finita di fare il polemico ogni volta con la battutina, prima se vinciamo rimango, poi se non vinco me ne vado uguale, poi se rimane Totti rimango anch'io. Cioè, è chiaro che sono delle provocazioni queste, però non fa bene alla squadra, come non fa bene alla squadra il fatto che siano sempre solo gli stessi 11 a giocare, perché tu chi hai in panchina e come si può sentire? Ha voglia che lui pensa di spronarli così, a dare di più, ma io credo che questi in allenamento si allenino, però non giocano mai. Ora, Massimo! Dimmi. No, questo è giustamente tutto quello che vediamo, ma secondo te no? Ci sono delle similitudini, se ci sono, chiaramente, rispetto a qualche anno fa, quando poi tutto culminò con la sconfitta interna, se non ricordo male, contro la Juventus, domenica sera, quella domenica sera Spalletti rassegnò le dimissioni e lunedì ci fu Claudio Ranieri. Non è che domani troveremo Claudio Ranieri, però mi sembra che il percorso preso dal signor Luciano Spalletti porti verso quella strada, perché anche tanti anni fa, alcuni anni fa, era diventato polemico contro i giornalisti, non gli si poteva più chiedere nulla, diventava irascibile, ti rispondeva con proverbi toscani, con battute in toscano, e poi a un certo punto dopo Roma-Juventus prese e rassegnò le dimissioni, dicendo che non c'erano più le condizioni. Adesso lui torna dopo tanti anni e ci riferisce, perché l'ha riferito pubblicamente, ho ritrovato gli stessi problemi. Ma allora dire di sì, chi te l'ha fatto fare? Io questo, vedi, il suo atteggiamento, seppur per molti versi a me piace, perché il fatto che lui dica le cose in faccia ai giornalisti, che effettivamente sono quelli che fomentano il tifo contrario, nel senso che lo scorso anno non dimentico che all'indomani della partita dove Totti ha fatto 2 gol e hanno pubblicato un articolo: ha vinto Totti, Spalletti hai perso, la moglie di Totti è un piccolo uomo, Totti rilascia interviste a Donatella Scarnati e non chiede mai scusa all'allenatore e non prende mai posizione ufficialmente. Io non lo sento mai Totti prendere posizione ufficialmente, sempre zitto, sta lì con la faccetta sua, simpatica per molti, antipatica per altri, però quello fa. Allora io dico, tutte queste polemiche non giovano a nessuno. Spalletti probabilmente è colmo, almeno da come si comporta. La misura è colma, lui controbatte, risponde, forse sarebbe il caso che lasciasse perdere, no? Se ha intenzione di lavorare per la Roma, di stare nella Roma, di fare il bene di questa società, la finisse di battagliare con i giornalisti, perché tanto loro hanno uno strumento che è peggio di una spada. Quindi la penna ti distrugge, se vuole, capito? E ti distrugge perché? Certo. Perché crea una spaccatura tra la tifoseria, cosa che purtroppo c'è, perché ci sono quelli che gli stessi tifosi romanisti che stanno davanti alla televisione e sperano che la Roma perde per poter attaccare Spalletti, per poter attaccare Spallotta, per poter attaccare i giocatori della Roma, gente che fischia perché non esce la palla su 4-0 col Torino e fischia i giocatori della Roma perché non entra Totti, ma chi deve entrare? Ma chi deve entrare? Il Papa, deve entrare un giocatore che ha 41 anni, che può fare 10 minuti ogni tanto, ma è inutile che ancora ci attacchiamo a Totti, io sono un paio d'anni che lo dico. Poi ci mettiamo tutti con i 2 gol che ha fatto con il Torino, i 2 gol che ha fatto con la Lazio, sono episodi, sono gol che può fare un quello ci può stare perché anni. Sono eccezioni che confermano la regola. Totti c'è là, quando io vorrei è un campione del resto, no? Lo sponano a giocare, quanti lo vedono saltare un giocatore, quanti vedono che lui riesce a fare un dribbling vincente, non li fa più, lui può giocare da fermo, questa è la mia personalissima convinzione, da amante della Roma, da tifoso della Roma e da amante di un giocatore come Totti che difficilmente io almeno non rivedrò più, perché non credo che ne nascerà un altro nella mia vita, capisci? Però basta, non se ne può più, allora mettiamo alla sinistra Bruno Conti, che tanto coi piedi è ancora bravo, e giochiamo con Totti e Conti, cioè voglio dire, ma stiamo scherzando, sono le polemiche che distruggono questa città.
purtroppo non siamo murali. Oh, però le polemiche, una volta che va tutto a rovescio, le polemiche riaffiorano sempre più intense, riaffiorano sempre più grandi, perché mai sono state subite, chiaramente dopo 3 sconfitte su 3, e come sono maturate poi, perché tu con la Lazio, dove potevi far riposare alcuni titolari, forse addirittura fare un metodo sperimentale di gioco, hai messo gli stessi che erano esausti da quel di Milano. Con il Napoli hai riprovato la difesa a 4, la difesa si è allargata e ha preso gol. Con Lione, che continuo a ripetere non è nulla di trascendentale, tu stavi vincendo alla fine del primo tempo 2-1, da 2-1 a 4-2 vuol dire che la squadra si è sfaldata. Allora qualcosa che non va esiste. Ci ha dichiarato che ci sarebbe stato un periodo di flessione, adesso non vuole sentire parlare di stanchezza Spalletti, e poi se i risultati sono questi, insomma, io ieri sera ho cominciato a nutrire l'amara considerazione che Paredes ancora da Roma non è assolutamente da Roma. De Rossi non può essere eterno perché comincia ad avere gli anni, tu devi trovare i degni sostituti. Le riserve della Roma non sono all'altezza del loro compito, e così come sei strutturato, così non vai da nessuna parte, e ti devi incatenare al tuo secondo posto, perché il Napoli, che adesso avrà solo il campionato, soffierà sul collo della Roma. Ma sicuramente sì, la Roma, se è questa, non nemmeno seconda arriva. Se la Roma è questa, perché non credere che domenica sera, anche da un punto di vista di emotivo e di tensione, la Roma si fa una passeggiata a Palermo, non se la va a fare una passeggiata, perché quelli ci credono ancora, e se trovi gente che corre, è dimostrato nel calcio italiano che tu puoi essere anche superiore, ma se corrono ti mettono in difficoltà, se tu dopo un tempo finisci oppure la tua mente è da un'altra parte, rischi anche quello. Il grosso problema di questa squadra, purtroppo, e noi ne dovremo tener conto, fino a che non si realizzerà, e semmai si realizzerà, lo stadio, perché io nutro ancora delle perplessità sullo stadio, perché mi sembra il gioco delle parti. Comunque, fino a che non ci sarà lo stadio a Roma, noi saremo costretti, la società acquisterà vendendo sempre un giocatore, perché ha in mente, ha l'obbligo del fair play finanziario di mantenere il pareggio di bilancio, di portare il pareggio di bilancio soprattutto, e poi non può spendere di più di quello che incassa, come è giusto che sia, poi del resto, no? Esatto, poi per comprare un giocatore ne devi vendere uno che ti fa comprare il giocatore che ha venduto. Questa è la realtà, a meno che tu non hai introiti che quest'anno sono mancati, e quelli hanno determinato il mancato mercato di gennaio, introiti per 40, 50, 60 milioni di euro dalla Champions League. Per cui questa è la realtà della Roma. Noi dobbiamo ringraziare Pallotta, che in 4 anni di sua gestione la Roma è sempre nelle parti alte del campionato, però non so quanto possa durare se non gli fanno fare lo stadio. Quindi questo è il discorso. Allora rassegniamoci a questa situazione. Poi tu non puoi giocare tutte le partite sempre con gli stessi 11. Io voglio dire, Mario Rui che fine ha fatto? È guarito, gioca, non gioca mai. Perotti ormai sta in panchina, Sharawi sta nel dimenticatoio, Gerson dopo che ha rifiutato il Lille è sparito, non sa nemmeno dove sta. Cioè, voglio dire, questo sembrerebbe quasi che Spalletti voglia far capire alla società che lui aveva detto, che lui non può giocare perché lui ha solo quegli 11 giocatori. Allora tu così non fai altro che demoralizzare giocatori come Perotti e come Sharawi, certo, che l'altro anno sono stati fondamentali per la rincorsa al terzo posto della Roma. Quindi improvvisamente sono diventati 2 giocatori scarsi. No, c'è qualcosa che non quadra, qualcosa non torna, che non è vero, non tornano i conti. Maria Luisa ci lancia una provocazione. Dice, lei ha detto, riferito a me, dice, ci sono similitudini come alcuni anni or sono, dopo che rassegnò le dimissioni dopo un Roma-Juventus. E se dopo questa partita con il Palermo tornasse Ranieri? Signora mia, non è che tutti gli anni sono fatti con lo stampo in fotocopia. Quella era una situazione, questa è un'altra. Cioè, adesso torna Claudio Ranieri. Sì, potrebbe accadere a fine campionato, forse, non so, vedremo. Vedremo se la Roma continuerà con Spalletti oppure no, abbiamo serie perplessità. Ma da lì a ricalcare le orme di 5-6 anni fa, Massimo, penso che non sia proprio percorribile quella strada, no? Ma assolutamente no, Ranieri è proprio un nome improponibile, per carità, non mi passa nemmeno nell'anticamera del cervello che possa tornare. Anche perché Ranieri, se Spalletti ha problemi con certi personaggi, Ranieri ce l'ha tripli. Spalletti il problema, secondo me, ce l'ha, voglia che diciamo, ce l'ha con Totti, ma non con Totti lui
perché Totti, perché i giornalisti hanno creato questo dualismo, questo problema. Totti, se la Roma, io vorrei dire a tutta questa gente che sfrutta e utilizza il nome di Totti per accattivarsi simpatie e magari vendita di giornali, che se sulla panchina della Roma ci fosse stato Fabio Capello o Antonio Conte, Totti aveva smesso da 2 anni. Sì, è vero, questo è vero. Ci mettono la mano sul fuoco, come hanno fatto andare via Del Piero. E come l'hanno cacciato poi? Del Piero che era più giovane di Totti, quindi voglio dire, per carità, fatela finita. Spalletti purtroppo soffre questo, perché lo dimostra ogni occasione, tira fuori o il contratto da Totti, o se rinnova lui, rinnova, è una provocazione la sua, è chiaro, no? Poi che non lo faccia giocare mai, dimostra che non può giocare, perché io sono d'accordo con lui, sono d'accordo con Spalletti. Totti quello che può fare è o lo butti dentro quando sei disperato, che stai perdendo a 10 minuti alla fine 1-0, non sa più che cosa fare, e magari una giocata di Totti può risolvere il problema, oppure lo fai giocare nelle partite che ormai a Roma ha acquisito 3-0, 4-0, fa entrare Totti il quarto d'ora, 20 minuti. Questo è quello che può fare Totti. Questo io la penso così. Poi gli altri la possono pensare, certo, come gli pare. Io sono in perfetta buona fede e amo la Roma. Quindi, da un punto di vista del gioco, allora, io stamattina ho sentito le dichiarazioni di Max Donetto, ex giocatore, quindi se lui parla in una certa maniera io lo ritengo, diciamo, per assurdo o per realtà, più esperto di noi opinionisti esterni. Lui ha detto: ragazzi, guardate che non è una questione fisica, è una questione di mentalità. È come se si fossero arrugginiti degli ingranaggi e dei meccanismi. Ma quando gli è stato ribadito: ma guarda che forse sono stanchi fisicamente, c'è un periodo di flessione, non ci sarebbe dovuto essere, non ci sono i ricambi opportuni, lui ha ricontinuato a insistere e a battere il pugno sul fatto dell'approccio mentale. Quello che vedo io da profano è che sono tornati i vecchi difetti di prima, cioè la Roma regge un tempo, dopodiché sta con la lingua di fuori, sta col fiatone, e avversari modesti, ma che, come dicevi benissimo te, corrono, la mettono molto molto in difficoltà. Sì, ma non credo che possa essere un fatto proprio fisico, perché proprio se noi andiamo a vedere anche con il Napoli, gli ultimi 10 minuti la Roma è uscita fuori con il Napoli, per cui se era un fatto fisico non credo che... tra l'altro ha rischiato anche immeritatamente di maneggiare, perché ha preso un palo e una traversa contro il Napoli, e il Napoli è sparito negli ultimi 10 minuti, quindi se fosse un problema fisico non è che sarebbero usciti fuori. Probabilmente è un problema mentale, ma probabilmente ci può essere qualcosa che si è spaccato all'interno. Improvvisamente, dopo l'Inter, che tu hai fatto una grande partita contro l'Inter, l'Inter non è una squadra scarsa, hai fatto una grande partita, sei sparito. Ma è proprio questo il mistero, penso, da risolvere a sto punto. Cioè, tu sei sparito dopo una gara superlativa, fossi sparito dopo un 5-0 ipotetico in favore dell'Inter, beh, vabbè, la squadra si è sfaldata. Tu invece esci da una grande vittoria contro l'Inter, giochi con la Lazio e giochi, secondo me, pure con troppa sufficienza, parliamoci chiaro, poi vai a affrontare il Napoli, e lì che fai? Che cosa ti inventi? Ti inventi un tipo di gioco, un altro schema, e col Napoli la resurrezione c'è stata a 8 minuti dalla fine, quando sono tornati col vecchio sistema. Esatto. Il crollo c'è stato... Discorso, prima parlavamo di Dzeko, che in queste 4-5 partite, pur dandosi da fare, non è... Ieri sera si è mangiato un gol di testa clamoroso, era libero, era vuoto, bastava, non riesce a segnare nemmeno se ce la mette con le mani, non ha testa. Siamo tornati, praticamente abbiamo ingranato la retromarcia, siamo tornati ai difetti che esistevano già con il signor Rudy Garcia, per caso. Non lo so, io non voglio arrivare a tanto. Con Rudy Garcia era una cosa tavica, perché Rudy Garcia i giocatori facevano come gli pare, da quello che è filtrato fuori da dichiarazioni ufficiali o ufficiose, venivano allenati poco e male, non ha mai perso tempo sulle tattiche, perché per lui la tattica, per Garcia la tattica è un optional. Qui abbiamo visto invece giocatori con Spalletti che sono migliorati al 1000 per 1000, guarda Emerson, che doveva essere il giocatore da buttare via, è diventato il signor giocatore, oppure Nainggolan, che nessuno vedeva da trequartista, invece da trequartista quest'anno ha fatto già 11 gol, per cui lui ci lavora sui giocatori, ci lavora sulla tattica, sulla difesa, fino a
prima di queste tre partite la Roma era diventata una difesa quasi insormontabile, ha vinto diverse partite per 1-0, per cui non è quello, paragonarla a Garcia è riduttivo. Garcia credo che sia unico nel suo genere, è un gran comunicatore Garcia, questo sa fare, parlare con la gente, ma evidentemente non è un grande allenatore, è solo un grande comunicatore. Lo vediamo con Marsiglia che ogni tanto prende schiaffi a raffica, quindi pur avendo fatto una campagna quasi faraonica, vorrei dire, perché gli compra tutti il presidente del Marsiglia, che è un presidente molto facoltoso e danaroso, per cui i paragoni con Garcia proprio non li farei. Spalletti è un signor allenatore, che però evidentemente ogni tanto o soffre di protagonismo o vuole fare il fenomeno, ecco, come quando ha messo Gerson sulla fascia contro la Juventus, oppure quando ha messo De Rossi centrale difensivo, anche se ci ha giocato diverse volte contro il Porto e teneva Fazio in panchina, evidentemente Fazio non era pronto. Massimo, scusami, ma questi eccessi di protagonismo, perché ormai è inutile girarci intorno, ci sono, nuociono sia alla Roma che a Spalletti, perché se Spalletti non tirasse fuori dal cilindro qualche innovazione assurda, qualche novità assurda, forse le situazioni sarebbero gestite meglio e la squadra andrebbe meglio, però siamo sul forse, sul se, sul ma. Sì, ma questo è quello che noi vediamo dal di fuori, che poi sono tutte cose sconfessabili sicuramente, perché voglio dire, noi parliamo di calcio senza capirne di calcio, perché noi non è che facciamo gli allenatori o che... Ho capito, però occhi per vedere, testa per ragionare. Noi ragioniamo da tifosi, il tifoso da una partita, due, tre, per quanto possa essere vicino alla squadra, per quanto possa amare questi colori, a un certo punto delle domande se le pone, e queste domande che uno si deve porre sono appunto quelle su Spalletti: ma Spalletti è tutto intero oppure ogni tanto diventa metà? Perché insomma, voglio dire, questi suoi fenomenate ogni tanto lui ce l'ha, queste emozioni, allora sono dettate dal fatto che lui voglia fare il fenomeno oppure perché si guarda dietro, come faceva Capello una volta, guardava la panchina e vedeva i ragazzi della primavera, diceva io che ci metto in campo, guarda chi c'ho dietro, oppure lui lo fa perché non ha più fiducia in determinati giocatori, o perché hanno litigato, o perché non si allenano bene. Queste purtroppo sono cose che noi non possiamo, non c'è dato sapere, perché noi dovremmo stare all'interno di Trigoria e nello spogliatoio per capire e sentire quello che succede. Noi parliamo perché vedo una Roma che si è completamente sfaldata, una Roma che gioca un tempo, una Roma che gioca 20 minuti, giocatori che vanno in confusione. Io ho visto contro la Lazio Fazio e Manolas che guardavano per aria il pallone e Keita ha girato intorno tre volte, hanno fatto il secondo gol, cioè Fazio contro il Napoli che passa la palla al giocatore del Napoli e fanno gol, cioè voglio dire, ieri sera hanno giocato un tempo e poi sono spariti. Quindi da che cosa dipende questo? E se spariscono dal manico, perché però il manico i giocatori deve motivare tutti, non può, ripeto, umiliare giocatori come Perotti e come Sharawi e fare un cambio a 7 minuti dalla fine, quando la squadra stava in difficoltà, te dovevi, ha fatto un cambio, che cosa? De Rossi con Paredes, un cambio sbagliatissimo, perché vi stavo dimostrato che Paredes non sapeva da che parte girare. De Rossi era esausto, non ce la faceva più, questo non lo sappiamo, però noi vedi quello che vediamo. Quindi anche i cambi per me sono stati sbagliati, ti stanno mettendo sotto, e metti un giocatore come Perotti che è capace di andare via in dribbling, di stravolgere la partita, non gioca più. Anche perché lui con Salah a destra, Massimo, con Salah a destra e Perotti a sinistra e Zego centrale di manovra, ci ha già giocato, e quel tris di ragazzi ha dimostrato, fatti alla mano, di saperci fare. Lui ha alterato questo equilibrio lì davanti e adesso le carenze si notano e si vedono. Rimane sempre il fiore all'occhiello di Emerson Palmieri, ma Emerson Palmieri da solo non può vincere una partita contro gli avversari. E poi c'è di nuovo il fatto: gioco orizzontale, gioco verticale. Sul gioco verticale la Roma è andata in tilt. A San Siro invece contro l'Inter, nonostante che la squadra di Milano tentasse di effettuare un gioco verticale, avevano coperto e chiuso l'Inter sia in modo orizzontale che in modo verticale. Allora non penso che nel giro di una settimana, 10 giorni, i giocatori si sono scordati i meccanismi.
qui è successo qualcosa. Potrebbe successo, deve essere successo qualcosa. Per forza, perché se no, cioè, come questa involuzione, da che cosa si spiega? Un conto dice, sai, mancano 3 giornate alla fine, ormai lo scudetto è assegnato, oh, ci ho provato, siamo scoppiate le ultime 3 giornate, abbiamo perso, e lì ci può stare anche. Ma no, io l'interpretazione per esempio l'ho data in maniera, la mia interpretazione per esempio nel derby, lui si era giocato a viso aperto con la Lazio, quando la Lazio tutta aveva intenzione meno che giocare a viso aperto, perché ha giocato con 5 difensori di ruolo e non si è mai visto, ha stravolto la formazione. Vabbè, la Lazio ha fatto la Lazio, Ari. Massimo, si è coperta. Allora lui doveva fare altrettanto, c'era un'altra partita, aspetti la Lazio, se si apre bene, se no facciamo 0-0 e poi ne riparliamo a ritorno. Cioè, questo doveva fare, invece no, tutti, Sciaravi, Sperotti, Dzeko, Salah, tutti hanno giocato. Cioè, non è questo il sistema, quindi già lì è andato un po' in confusione. Secondo me, Inzaghi lì è stato molto, ma molto più bravo di Spalletti. Questo bisogna dirlo, la Lazio ha vinto meritatamente, ringraziamo Dio che ne ha presi solo 2, perché ne poteva prendere anche qualcuno di più. Quindi, non è che noi facciamo i tifosi da Roma, quando la partita... anche se mi duole dirlo, però quando la squadra è più forte o ha giocato meglio, lo dobbiamo dire, la Lazio ha giocato nettamente meglio della Roma, punto. Poi tu già avute 3 o 4 occasioni per segnare, non l'hai messa dentro, è chiaro, Due di testa che a testa nemmeno il cappello se si mette Dzeko, perché Dzeko ormai ha dimostrato che di testa gol non lo fa, è molto difficile che lui possa far gol di testa, quindi le prende sempre che sta indietro, sta in avanti, che spizzo, questo è. Poi, tornando a Dzeko, dico, se Dzeko non sta più in forma in questo momento, tu lo scorso anno, Dzeko, per opposti motivi, non lo facevi giocare, giocavi con un tridente leggero, col falso 9, giocando con Sciaravi, Perotti e Salah. Perché non rimetti la stessa squadra, visto che è un modulo che conoscono, e levi Dzeko, lo fai posare 3, 4, 5 partite? Perché? Perché evidentemente Perotti e Sciaravi non ti fidi più? Perché evidentemente non sono in grado di giocare? E allora vuol dire che qui si è rotto tutto e vuol dire che te difficilmente arriverai secondo. Arriverai addirittura a questo punto, arriverai difficilmente a secondo. Perché tu per stupiresti se la Roma ha un crollo verticale? Cioè, ora sono finite le partite difficili, perché adesso a parte quella con la Juventus a casa che non si sa in che condizioni ci arriverai, ma poco dopo di partita proprio difficile potresti avere quella a Milano, la penultima o la terz'ultima del girone, se il Milan ancora lotta per un posto in Europa, ma se il Milan dovesse aver perso ogni speranza per l'Europa, diventa una passeggiata pure quella, potrebbe diventare, no? Per cui partite difficili non ce n'hai più, questo che voglio dire. Allora, se tu domenica sera non vinci con il Palermo e poi dopo la settimana dopo arriva il Sassuolo, che è notoriamente ostico per la Roma, almeno in casa, perché tu in casa sono 3 anni che non ci vinci con Sassuolo, da quando è tornato in Serie A, tu vinci a casa del Sassuolo ma non vinci a Roma, va bene? Quindi non hai 2 partite così facili, se non riesce fuori la Roma che abbiamo visto con l'Inter, rischi di perdere sia col Palermo che col Sassuolo. Capisci? Perché addirittura... poi i meccanismi si rompono, si... Ho capito, ma il Palermo sì, è in ripresa, ma il divario tecnico è enorme. Lascia perdere, pure col Crotone ha divario tecnico enorme. Come abbiamo vinto con il Crotone? Come abbiamo vinto? Di misura? Abbiamo fatto 2 gol, uno lo pare un autogol. Cioè, non è che abbiamo vinto in maniera straripante, eh? Quindi, con tra l'altro sei anche mangiato un rigore, cioè l'ha buttato fuori in tribuna, quindi voglio dire... Però non hai fatto una grande partita col Crotone, hai vinto a fatica con una squadra che è, cioè, già retrocessa. Quindi non ci fidiamo di questo. Se noi siamo stati capaci di buttare uno scudetto con il Lecce alla penultima giornata, perdendo in casa con un Lecce retrocesso, abbiamo perso 3-2. Cioè, la storia della Roma è piena di questi episodi e di questi fatti. Noi purtroppo è così, è nel nostro DNA. Evidentemente sarà, a questo punto io penso che sia tutto l'ambiente intorno che condiziona poi i giocatori, li condiziona dal punto di vista dell'euforia, della depressione, da tutte queste cose. Poi queste continue lotte tra tifoserie, tra opinionisti, tra quello e quell'altro. Vabbè, ma questo fa parte del mondo di Roma. Non fa nel bene da Roma. Cioè, giocare... Sì, però la squadra non dovrebbe essere influenzata da ste storielle parallele che girano in città, no? Non dovrebbe, certo che non dovrebbe essere influenzata, ma questo può accadere in una città come Torino, dove sono 700.000 abitanti, dove c'è la nebbia, dove la gente finito l'allenamento sarà tutti a casa o nei discoteche, non si vede nessuno e se ne fregano. Qui come deve un giocatore può girare per strada, perché se no c'ha
200-300 persone che gli vanno addosso, cioè è il modo di vivere il calcio che è diverso a Roma, come a Napoli del resto, lo viviamo in maniera diversa, e questo secondo me da una parte può essere un bene, ma da una parte può essere anche un male. Certo. È un bene in questo momento, è un male in questo momento, perché noi giochiamo sempre come se giocassimo a porte chiuse allo stadio, cioè perché anche se ci sono un po' più di tifosi qualche volta, ma sono di tifosi silenti, non sono i tifosi che trascinano la squadra, o al meglio sono dei tifosi che fanno il danno della squadra, come quando dopo il 4-0 col Torino fischiavano perché doveva entrare Totti e non usciva il pallone. Questo è, non è mai successo con la curva che fischiassero per questo motivo. La curva ha sempre incitato la squadra e ha sempre spinto la squadra anche a imprese memorabili, a rimonte. Io mi ricordo, probabilmente quelli vecchi come me se lo ricordano, ma una semifinale di Coppa UEFA con il Brembi, mi pare che si chiamava, Brembi eccetera, che segnò al 90esimo Feller il 2-1 e la Roma si qualificò per la finale, e poi persa con l'Inter, vabbè, mezzo scippo ci fecero pure là, ma questo è nella storia pure questo. Però lì fu la curva che trascinò i giocatori. Ricordo tutto benissimo, come no? Spettacolare quando giocammo al Flaminio, perché dovevano ristrutturare lo stadio olimpico, e con una squadra abbastanza scarsa arrivavamo in Coppa UEFA, perché lo stadio Flaminio non si vinceva contro la Roma. Concordo in pieno. Quindi questo il tifo è una cosa fondamentale, non c'è più. Adesso io posso capire, non mi interessa, non entro nel merito dei motivi per cui questi ragazzi non vanno più allo stadio, perché loro stanno facendo dei sacrifici, perché chi ha fatto la tessera, ha pagato e ama la Roma, non è semplice non andare allo stadio. Però qui mi sembra come il marito che si taglia gli attributi per fare un dispetto alla moglie. Quindi noi il danno lo facciamo solo a Roma, e questi non vanno allo stadio per delle barriere che l'ottusità delle istituzioni ha messo solo a Roma. Va bene, quindi questo è il mio pensiero. Senza il tifo la Roma perde almeno il 20 o il 30% della sua forza. Andiamo in conclusione adesso al posticipo di domenica 12 marzo alle ore 20:45 alla Favorita di Palermo, dove ci sarà Palermo-Roma. La probabile e ipotetica formazione della Roma, mentre la stavo leggendo mi dicono che c'è un'eventuale nuova proiezione, potevano aspettare un minuto di più, no vabbè, comunque. Allora, la Roma dovrebbe giocare esattamente con questa formazione: Szczęsny fra i pali, Rudiger, Fazio e Juan Jesus i tre di difesa, i quattro di centrocampo: Paredes, Strootman, Emerson e Nainggolan, Perez, Paredes, Strootman ed Emerson. I due della tre quarti saranno Nainggolan e Salah, e Dzeko punta. E come ha detto benissimo Massimo Penso, Perotti si accomoderà in panchina, El Shaarawy in panchina, De Rossi si accomoderà in panchina perché forse giocherà Paredes dal primo minuto, questa è la novità, però ormai Perotti non è più titolare fisso, ed è un peccato perché la squadra, secondo il sottoscritto e secondo anche Penso, andava meglio prima con Emerson sulla fascia sinistra, Salah a destra e Dzeko centrale, e Nainggolan leggermente dietro a dettare il passaggio. C'è qualcosa che non torna. Noi speriamo di aver detto soltanto delle punte di amarezza immense oggi, e di non prenderci per i dubbi e le perplessità che nutriamo prima della gara contro il Palermo. Rispondo sempre a Mario Luisa, è vero, sono gli ultimi, sono i terzultimi, i penultimi, non conta, ma loro hanno delle motivazioni in più, possono avere un senso di riscossa perché finalmente è arrivato un nuovo proprietario che ha acquisito il Palermo Calcio, quindi c'è tutta una situazione di rinnovo, di spinta clamorosa. Noi abbiamo la delusione che ci si legge in faccia, e abbiamo questo allenatore che secondo me è sull'orlo di una crisi di nervi. La conclusione a Massimo Penso in un minuto, grazie. Sì, per la partita del Palermo, ripeto, già mi sono ampiamente espresso, e come tutte le partite del campionato italiano le ritengo partite difficili, almeno quando gioca la Roma, perché è la Roma che poi determina l'andamento di queste partite. Se la Roma fa la Roma non c'è storia col Palermo, come non ci doveva essere con altre squadre, ma se la Roma è quella che abbiamo visto nelle ultime 3 o 4 partite, allora mettiamo tutto in gioco. Perché? Perché il Palermo è ancora motivato da, seppur con tanti limiti, è ancora motivato per la promozione, perché mi pare che sta a 7 punti dall'Empoli, e non sono un'eternità 7 punti, certo. Si possono recuperare con 2 partite e mezza, quindi è lo stesso Empoli, mi pare che perde in continuazione, perde non so quante partite di fila che sta perdendo,
per cui io ho, diciamo che sono relativamente fiducioso, perché ho sempre negli occhi la Roma di Milano, la Roma che ha giocato contro il Torino e la Roma degli ultimi tempi prima di queste tre gare scellerate. Per cui io mi auguro, spero da tifoso romanista, che la Roma riacquisti un minimo di credibilità da questo punto di vista, e a quel punto poi almeno consolidare il secondo posto con uno sguardo sempre al primo, perché la nostra fiducia non è che è venuta meno. Cioè, no, quello no. La Roma però torna ad essere la Roma, io ho ancora fiducia di agganciare la Juventus. Notiamo i fatti. Dovrà fare adesso. Ci sono finiti i giochetti col Palermo, in casa col Palermo, in casa con l'Empoli, capito? Ha trovato una squadra che è leggermente più grintosa l'Udinese e forse poteva anche perdere. Adesso dovrà venire a Roma, dovrà andare a Napoli, dovrà andare a Bergamo con l'Atalanta, dovrà andare a Genova con la Sampdoria, due trasferte consecutive, c'ha la Champions League, quindi la Roma deve pensare di fare la Roma, rinforzare, consolidare il secondo posto con un piccolo occhiatino al primo. Sì, magari, perché no, ma tornare a pensare positivi, i giocatori in campo e Spalletti dalla panchina, perché uno Spalletti così tirato di nervi non ci piace e non è positivo per lo sviluppo del gioco e per l'andamento dei rapporti allenatore giocatori in seno alla nostra cara amatissima Roma, che ripeto è una fede sportiva, chiaramente è un amore sportivo, i giocatori vanno e vengono, gli allenatori vanno e vengono, pure i presidenti, ma la Roma rimane, quella è indelebile, per cui noi ci lasciamo sempre col più caloroso Forza Roma. Massimo, grazie di essere intervenuto, ci risentiamo fra 7 giorni con la speranza che si è ridotta un po' al lumicino, ma con la speranza di poter tornare a parlare positivamente della nostra squadra, anche perché dovranno giocare col Palermo, se non vado errato ci sarà pure la gara di ritorno con Lione. Ritorno con Lione, sì, ecco, anche se il 4-2 devi fare 2-0 per passare, si può fare, non è si può fare alla nostra portata, come in palla può fare due gol, perché sì, non era che dietro siano dei fenomeni. No, assolutamente, se non c'avevamo ieri sera gli scarsi giocatori, noi avevamo vinto un 5-1 senza occhio, senza colpo per dire, per cui noi, no? Secondo me possiamo andare proprio allo sbando, ma loro fanno ridere dietro. È vero, sì. Massimo, un grande abbraccio, un saluto chiaramente a te e alle famiglie collegate, che ripeto ancora una volta non sono Arem, ma sono la famiglia di origine, chiaramente con tua moglie, e le famiglie dei tuoi cari figlioli Mario e Valentina, e naturalmente tutti i nipoti, che mi arriva la notizia che sono tutti romanisti, giusto? Tutti romanisti, tutti romanisti. Un grande abbraccio, Massimo Penzo, grazie ancora. Ti ringrazio, grazie a te, contraccambio saluti, buon proseguimento, Forza Roma e buona domenica. Sempre Forza Roma, grazie. Perfetto, Massimo, ciao, grazie a te. ciao. Ringraziamento così al simpaticissimo Massimo Penzo, e noi ci lasciamo con le note di voglia di stringersi un po' di rino e ci risentiamo col prossimo appuntamento. Grazie.